Solo per dire che in questa tornata di discussione sulle istanze d'arengo, questa, la presente, doveva essere discussa successivamente a quell'altra, quella precedente, che effettivamente anch'essa trattava della intestazione di una via ad un altro personaggio, questa volta invece sammarinese. Poi, per un accordo intervenuto fra tutti i capigruppo, si è deciso di rimandare la discussione della precedente ad un altro momento. Perché faccio riferimento a questo? Perché anche nel principio, io credo che dobbiamo tenere presente, anche nel principio dell'intitolazione di una via, di una piazza o di qualche altra cosa, c'è un principio molto importante, che io credo significativo, che è quello di tramandare poi al ricordo, spesso, e questa è la cosa più importante, spesso inconsapevole, perché diciamo così, il nome di una via entra poi nella mente, nella memoria di tutti noi che magari siamo chiamati a nominarla, a recarci in determinati posti e quindi a percorrerla o a trovarci lì direttamente. Questa è una cosa che io non ritengo di secondaria importanza, ritengo invece molto molto rilevante, proprio perché anche attraverso queste piccole cose che sono, se vogliamo, anche subliminali, concedetemi questo termine, però queste decisioni hanno poi anche il compito di rimanere impresse nella mente dei cittadini, rimanere impresse nella mente di tutte le persone che si trovano appunto a percorrere questi tratti di strada e queste vie, e quindi è una decisione importante da saper valutare. Detto questo, le due istanze permettevano anche di fare un confronto, perché è chiaro che in questa si tratta di un personaggio oramai fortunatamente conosciuto e riconosciuto a livello internazionale, un vero e proprio statista che ha lasciato memoria di sé nella storia europea, e questo credo che nessuno possa negarlo. Detto questo, e in base anche alle considerazioni, io spero non banali o comunque non risibili, che ho fatto all'inizio del mio intervento, è chiaro che accogliere questa istanza è una cosa assolutamente positiva. È anzi l'occasione anche per ricordare il convegno che è stato organizzato a memoria di De Gasperi e per evidenziare anche i rapporti che egli ha avuto con la Repubblica Sammarinese, gli atti del quale peraltro sono di notevole fattura e importanti da tenere presenti, non solo per l'aspetto, ripeto, legato alla figura di De Gasperi stesso, ma anche come punto di riflessione per la storia sammarinese. Detto questo, evidentemente esprimo, e concludo quindi in modo molto veloce, esprimo il voto favorevole da parte mia e del mio gruppo su questa istanza. Grazie. Grazie, consigliere.